Il sistema sanitario ci dà più problemi della SLA, perché alla fine poi la SLA è questa. Però il sistema sanitario si diverte con la SLA ed è un continuo. È un continuo perché arrivano bombole dell'ossigeno che non sono pulite, che non fanno manutenzione. Sono tante le problematiche. Che siamo in equilibrio sulla parola insieme, abbi cura di me. Donna e moglie coraggio, Elena Vignelli, 40 anni, insieme a Mario, combatte ogni giorno contro la SLA, la malattia che venne diagnosticata al marito 20 anni fa. Elena Vignelli vive in una villetta di Montesilvano con suo marito Mario Ballarini, 69 anni, ex panificatore sulle piattaforme petrolifere. Contro questa malattia subdola e degenerativa combattono ogni giorno assieme a sua moglie e lui. Sono innamorati della vita, si danno forza a vicenda ed Elena ogni giorno assiste Mario con uno spirito forte e battagliero. Dà del lei a suo marito e lo chiama per cognome perché ci scherza su, agli uomini non bisogna dare tanta confidenza. Noi abbiamo solo 3 ore al giorno di assistenza infermieristica, da premettere che per i primi 10 anni io qua non ho avuto nessun tipo di assistenza infermieristica, non sapevano neanche che esistevamo. E hanno cercato anche di ridurle. E purtroppo per avere qualcosa che è minimo, che sono briciole, come le briciole del pane, a me sembra assurdo che tu devi sempre minacciare per denunciare. Che poi, tra parentesi, vi dirò anche la verità, io per andare a fare una denuncia dai carabinieri devo aspettare che mi arrivi l'infermiere, perché io Mario non lo posso lasciare. Io vorrei fare un appello alla signora Verì, proprio per mettere in chiaro tante lacune della sanità e anche per risolverle. Da quanti anni va avanti questa storia? Da sempre, Antonella, questa storia va avanti da anni, perché tanto comunque io sono una persona che non è che ogni giorno alzo il telefono e mi lamento. A me non piace di mio lamentarmi, però il sistema deve anche funzionare, mi deve dare anche delle certezze, mi deve anche garantire un servizio. Mario è conosciuto da tutti, è molto attivo su Facebook, tifoso della Juve e del Pescara, amato da tanti personaggi del mondo dello sport e non solo, che spesso vanno a trovarlo. Si sono ingegnati Elena e Mario, il quale ha legato all'alluce un campanello che suona quando vuole chiamare sua moglie dall'altra parte della casa. Cos'è per te Mario? Chi è per te Mario? Oh. Per me mio marito è una persona importante che ho conosciuto in gioventù è la vita. Mario, e per te cos'è tua moglie? È la vita. Tu stringimi forte e non lasciarmi andare. Abbi cura di me.